Filosofia dell'opera studio, fare un'opera di Mozart rappresenta sempre uno scoglio, diciamo, per i ragazzi, per l'orchestra, per i professori, perché non è semplice allestire un'opera così ben articolata e così essenzialmente matura. Abbiamo dei ragazzi meravigliosi che si impegnano allo spasimo, io spesso sono anche duro con loro, ma lo faccio perché è bene che loro si confrontino con la realtà e abbiano come obiettivo quello di fare il meglio in assoluto. Quest'opera parla di un tema che ci riguarda molto da vicino, per cui io credo che questo Mozart più di altri sia profondamente attuale, e cioè il problema delle relazioni d'affetto, il problema delle relazioni d'amore. Il Così fan tutto è un'opera speculare, cioè ci sono sempre tutti i doppi, le due sorelle, i due innamorati, Despina che è la serva delle sorelle che fa il paio con Don Alfonso che è cattivo, tanto che nella mia opera questi due personaggi sono gli unici vestiti di nero, mentre tutta l'opera è completamente pervasa dal candore della gioventù bianca. Don Alfonso è il mio ruolo mozartiano preferito di tutti quelli che ho affrontato. Non ha arie, diciamo, vive solo dell'interazione con gli altri personaggi. Rappresenta la parte razionale di questo spettacolo, quello che muove le fila di tutta la vicenda. Il mio ruolo nel Così fan tutti è Dorabella e mi piace tanto, mi diverto tantissimo perché è un personaggio che è lontano dalla mia personalità, ma penso di capirla bene e quindi mi diverto molto a recitarla. La summa dell'opera è: non è importante chi ami, ma ama. Credo che Guardia Grele, opera, stia diventando una realtà molto importante in Italia e sono sicura che continuando così diventerà sempre, sempre più attiva. Ha questo entusiasmo, si circonda di persone di grandissima qualità, per cui io credo che stia proprio decollando in maniera notevole. Tradito, schernito, dal perfido cuore, dal perfido. È un'opera splendida, musicalmente, un'opera che dice molte cose. Ha un libretto interessantissimo di Lorenzo da Ponte, Così fan tutte, affronta un tema un po' insidioso, la fedeltà, l'amore. È una presa in giro dell'animo umano, non solo femminile, però è vista in maniera molto ironica, molto divertente, quasi comica, a tratti molto amara. Il mio
primo Mozart, il mio debutto nel ruolo di Fiordiligi. E già dall'aria, come scoglio, notiamo un carattere molto spigoloso di questo ruolo. Guglielmo è un personaggio molto sicuro di se stesso all'inizio dell'opera, poi invece alla fine crolla. Io sono Despina nel Così fan tutte, quindi sono la serva delle due ragazze, Fiordiligi e Dorabella, la compagna, l'alter ego di Don Alfonso, e insieme sono i personaggi che ordiscono tutte le trame, gli inganni per spingere le ragazze a tradire i propri fidanzati. Affrontare Mozart è sempre è come recitare una poesia dei Leopardi, o si recita bene o è meglio non recitarla. È una bellissima avventura questa, siamo tutti giovani, pieni di energia e grande desiderio di realizzare quello che è stato creato dai nostri maestri qui a Guardia Grele. Nei confronti dei miei colleghi mi pongo esattamente come dice la parola, da collega. Sul palcoscenico siamo tutti uguali, tutti parte della stessa macchina. Se posso trasmettere qualcosa a loro, lo faccio indirettamente, lavorando. Così fan tutte. Ho incontrato persone valide, trovarsi a lavorare anche con dei professionisti. Si è creato quel feeling anche in scena che ti permette di portare avanti l'opera. Sono tutti molto bravi, preparati, ognuno apporta il suo contributo artistico in maniera diversa e pregevole. Abbiamo fatto una masterclass molto importante e molto costruttiva. Appuntamento al prossimo anno.